Yugi e tutti i duellanti, ben ritrovati sul canale. Oggi siamo qui con il nuovo episodio del podcast, a questo giro con Alessandro Fiorito, che con Rescue Ace Diabellestar si è classificato al primo posto all'Open di Bologna del 7 gennaio. Detto questo però, ovviamente, prima di iniziare, vi ricordo che questo video, come tutti gli altri, sono sponsorizzati da Justo, il miglior negozio italiano per l'acquisto di prodotti coreani e giapponesi. Trovate il mio referral link e il codice sconto qua sotto in descrizione. Inoltre, vi ricordo che se volete liberarvi di carte di Yugi, Magic, Pokémon e One Piece, trovate il link del mio Instagram sempre qua sotto. Contattatemi, mandatemi le foto e se c'è qualcosa di interessante, se ne può parlare. In più, vi esorto a passare il martedì e il giovedì sera alle 21 su Twitch, dove ovviamente porto contenuti esclusivi. Anche per quello, passate sempre qua sotto. Detto questo, facciamolo entrare. Ale, ciao, grazie per essere qua in questa nuova puntata del podcast. Ovviamente, come gli altri, vorrei che mi raccontassi un po' di te, della tua carriera da player e nel caso se fai parte di qualche team, almeno così chi mi segue inizia a conoscerti. Diciamo che io ho iniziato a giocare da piccolo, però competitivamente vi attesterei sul 2017, comunque sono 2017 metà Zoti Zero, su Draco, quel metalino. E il mio primo result effettivo, oltre ad avere il topereggio, che secondo me sono result relativi, è stata una top 64 a Nazio 2019. Comunque metà Orcus, Sala, eccetera. Poi da lì, diciamo che dopo il Covid e tutto quel formato lì, diciamo, ho avuto più altre coppie importanti. E non so se per fortuna o per impegno, ho trovato prima l'Open quest'anno. E diciamo che questa è stata la mia carriera, bene o male. E invece per quanto riguarda il team, inizialmente ero nel Parabellum, che è vecchio di Torino, ha bei ricordi. Non so se lo conosci. Sì, sì, no, conoscevo Sticky. Sì, sì, grande Sticky, il GOT. E poi sono entrato nel Gravity e diciamo sono posizione un po' altrenante intorno al Gravity. Che volevo scritto il team leader, ho detto che comunque non volevo uscire. Però poi siamo rimasti lì e quindi non siamo più andati avanti. Sono in un limbo, diciamo così. Ok, allora diciamo che hai già risposto a due domande che non erano in lista ma che me li ero fatto. La prima è che secondo me in tempi non sospetti eravamo a cena insieme a un ICS, che c'era anche Sticky e altri del team. Per caso stavi tipo... C'era Sticky, non sono uscito sicuro. Perché tipo c'era un gruppo tipo di YugiTuber una vita fa, dove Sticky aveva buttato dentro anche gente del suo team. Quindi secondo... Sì. Che dopo forse il canale il gruppo WhatsApp anche. Sì, ricordo. Dove è successo tutto quel casino con Antoshow. Non so chi era nel gruppo. Sì, con la faccia di Amos, la foto del gruppo. Sì, che sì, sì, mi ricordo. mi ricordo. E in più io sono convinto di averti visto con Luigi Amato. Sì. Ok, cioè era il Gravity, quindi sì, era il mio. Io ero convinto che tu stessi nel Gravity, poi ho visto la lista su un altro team. La situazione è un po' difficile perché c'è il team di Torino che è il frustra team e mi hanno chiesto di entrare, però visto che sono tanto amici dico che faccio il profilo anche sul loro canale. Okay. Questo è il vero motivo anche lì. Okay. Però cioè, non sono dentro, ecco, diciamo. Bene, allora si sono risolti un po' di dubbi miei. Comunque, parlando adesso del torneo, vorrei sapere uno in quanti eravate e se mi fai un report di come è andato durante i vari turni. Allora, se non erro eravamo 474, giù di lì, 480, comunque non sopra i 500. Sì, era il più grande Open italiano, se non erro, perché è il secondo, però è il più grande Open italiano. E allora, report, allora, turno 1 è andata di fortuna, cioè fortuna e sfortuna, perché turno 1 ho beccato il no-show, quindi non c'avevo l'oppo. Però ogni torneo che beccavo il no-show, turno 1, facevo schifo. Qui ho detto un'altra volta, maledizione, farò schifo anche sto torneo, la maledizione continua. E round 2 ho beccato Diego Ganzerli dell'Armageddon e ho vinto 2-0, lo giocava cash. Round 3 ho beccato, se non erro, un Purely. Round 4 ho beccato Runic Furai, quello, anche il ragazzo che ha fatto il feature in finale. Okay. L'ho ribeccato durante la Swiss, perché è tutta Swiss, però l'ho beccato anche prima. E ho vinto 2-1. Poi round 5 ho beccato un altro cash. Round 6 una domanda, ma cash funziona? Sì. Adesso ha senso di esistere? Secondo me cash ci sta, perché le carte per sé sono, cioè unicorno, ferry, bird, sono tutte carte fortissime. Però il mazzo secondo me è shifter turbo, cioè secondo me di shifter è una fatica clamorosa giocarsi la partita. Ok, ok. Quindi sedersi al tavolo e pregare di pescare un 3 per ogni game è troppo da pazzi, secondo me. Davvero. Però il mazzo ci sta di per sé. Poi round 6 ho beccato Marco Parenti che giocava Destia. Sì. Ho vinto 2-1 prima dell'Armageddon. Round 7 ho beccato Farum Mannadium,
Scusa, era Round 8 beccato Mannadium e a Round 7 beccato Alessandro Bognolo, che giocava anche lui Cash. E invece a Round 9, quel Fitur, si è visto, beccato l'altro ragazzo, beccato a Round 4, era Runic Sprite, Furair. E lei ho perso purtroppo, non potevo farci niente. Il dado, dovevo vincere il dado secondo me, ero matchup molto al dado e l'ho perso, ho fatto uno. L'unico dado che mi portava a vincere e nulla, ho perso 2-1 in Fitur. Però è tornato molto meglio di quanto pensassi. Chiuso, stavo, ero l'unico 8-0, chiuso 8-1, come si è visto in film. Cioè, dopo non c'era la Scusate. top? No, era solo Swiss giocato. Ah, ok. Sì, era solo Swiss giocato. E, infatti, ha fatto strano ribeccare il ragazzo con cui ho giocato a round 3 o 4 con Runix e Furair. Perché eravamo entrambi lì e non capivamo cosa stesse succedendo. Perché in teoria non si può beccare lo stesso oppo durante la Swiss, però a quanto pare si può fare. E nulla, solo Swiss per rating sono stato primo. Potevo dire, cioè, chiedere solo se l'open tipo è una sorta di mega regio, mettiamola così. Sì, è praticamente un mega regio. È una sorta di mega regio barra un Nazio un po' più piccolino senza la top. Ma è una via di mezzo tra Ah, queste due cose, secondo me. ok. Sì, non è solo Swiss. Ma voi stai dicendo qualcosa? Scusa che ti ho No, no, interrotto. scusa, è solo Swiss. E poi volevo dire che da i mazzi che ho beccato, sinceramente, non me l'aspettavo, non ce l'aspettavo questi mazzi. Io ho metacollato Labyrinth, Fire King, Rescue, che secondo me erano i tre mazzi più forti. Infatti ho giocato Rescue perché magari lo dirò dopo, però secondo me Rescue è un mazzo dell'evento. E comunque ho beccato 0 Labyrinth, per fortuna che era il matchup più, cioè non puoi vincere contro Labyrinth con Rescue, secondo me. 0 Fire King, anche lì strano, comunque il mazzo abbastanza budget, lì solo comprati 3 Wanted e 3 Structure praticamente il mazzo. Invece Rescue non ho beccato, scusa, non ho beccato uno, invece di un cash ho beccato un Rescue, scusa l'errore. Però solo un Rescue non è normale, ecco, diciamo così. Comunque era il mazzo secondo me più portato all'evento. Non ho visto le statistiche, ma Genoa tra i tavoli era il mazzo più portato. Sì, probabile. Sì, probabilmente. No, mi fa strano che non hai beccato neanche un Fire King. No, più che No, altro zero fare, zero hai Labyrinth, solo detto di zero. un mazzo budget. Dice, bastano 3 wanted. Sì, ma 3 wanted sono 300 euro Esatto. e la strega sono anche. È lo stesso, era tipo sale tempi, che tre per strutture di sala, però c'erano i fantasmei, che erano 80 euro l'uno. Quindi diciamo il mazzo più o meno è su quel livello, ecco. Ma avessi detto la versione coi tribite, dico sì, ok, Sì, c'è esatto. Anche Fractal che è così non è salito, male. ma ci può Sì, ancora stare. però hai ragione. Effettivamente budget non è, però comunque. Dopo che spendi 300 euro di wanted, bene o male, spendi 20 euro di strutture, quindi un mazzo. Solo quello, Ma ecco. guarda, a me sarebbe tanto piaciuto giocare Fire King. Il problema è che Anche mi a erano me capitate piaceva. per le mani le Wanted e le ho date via quando tipo stavano a 50-55 euro l'uno. Adesso non lo voglio più puntare. Ci siamo mangiato le mani, immagino. Esatto, ci siamo mangiato le mani. Abbastanza. No, perché c'erano stati degli eventi e quindi, cioè, la carta era un po' oscillata, era leggermente salita. Non mi Sì. aspettavo che, toh, a 60 sì, a 65 sì, a 95 l'una al playset, Esatto. con venduti a 104, un po' un problema. Una carta del genere si vedeva dei tempi di engage, costava 100 l'una. Cioè, una carta così non si è mai vista. No, ma il fatto è che ci stanno staple generiche tipo Trust, tipo Esatto. Barone, che comunque tanti mazzi se la possono permettere. Cioè, il fatto che adesso in prevendita Bonfire stia a 80 e Wanted stia a 95 è solamente perché attualmente il meta è solo di mazzi fuoco che giocano mostri livelli 1. Sì, ma una cosa così si vedeva forse la Necros, che erano 120 lune Briona, che così 80 lune Trishula, dei No, sono prezzi così non si sono mai visti, cioè, letteralmente. completamente d'accordo perché non. Cioè, finché roba generica ci può stare, tipo. Cioè, noi Esatto, stiamo paragonando Wanted a Piccolo Cavaliere e non è la stessa cosa. esatto. No, è uno un po' più generico, diciamo così, ecco. Detto questo, domanda ovviamente non scontata. Come mai hai voluto portare Rescue? E nel caso, se ci puoi spiegare un attimo il mazzo. Allora, ho deciso di giocare Rescue perché secondo me questo formato non c'era un mazzo più forte. C'erano mazzi meno scarsi di altri. Non c'era veramente un mazzo che proprio prendi in mano e dici questa cosa è veramente fortissima, è un mazzo più forte degli altri, no? E quindi ho deciso di portare Rescue, primo perché comunque è un mazzo che ti tanca bene l'HT, comunque se le gestisce bene. Cioè, più estenderà, più sette più puoi giocare attorno. Secondo, secondo me Rescue ha il power level più alto tra i mazzi che comunque sono nel formato. Cioè, Turboless è una carta fuori di testa. Se risolve Turboless, per me la partita era finita, letteralmente. Infatti, ogni volta che ho risolto Turbo non ho mai perso la partita. La seconda scelta era Fire King, come hai detto tu prima, e Fire King con gli Snake Eye, perché secondo me gli Snake Eye sono la parte più forte del mazzo. Però ho deciso di non giocare Fire King perché pescavi troppe mani con troppe carte che facevano la stessa cosa. Cioè, tutte le carte avevano accesso a Ponix.
Proponix è forte, però non fa tutto questo, questa combo incredibile, magari come non fa la combo che ha dato Turbolesso dal mazzo. Quindi ci si deve giocare Rescue per questi vari motivi. Poi il mazzo aveva tantissimi flex spot, ne giocava una cosa come 12, più 3 impulsi, e impulso alla fine una cattiva, è praticamente Avnis d'archetipo, quindi mi sentivo confident con 15 flex nel main, e nulla, pensavo fosse un mazzo un po' più safe, ecco, perché il più forte non esiste il formato, secondo me. È il più safe rest. Quando rest mi sono accorto che comunque il mazzo, come va giocato bello dritto, comunque ti fa la tua cosa, cioè devi settappare il tuo turbulence. Se non risolve comunque bene o male uno o due flex li peschi a mano. Quindi anche se non risolvi turbulence, tu hai già fatto il plus della tua combo tra idrante e wanted col pesco uno. Quindi anche se ti becchi perma su turbo, fai SP, un'altra perma, hash varie, comunque non stai messo così male, secondo me. Io il mazzo all'evento ho cercato sempre di giocare sempre al follow-up, ovvero di fare la combo più basica possibile, turno 3 di provare a ticappare tra Selene e Anchescod, e secondo me era riguardato come scelta, perché comunque bene o male non ci sono mazzi che tutti cappano da una carta, da una o due carte, cioè il mazzo con più push, con più modi di andare secondo è Mannadium, però Mannadium era un mazzo che secondo me non aveva senso portare all'evento, quindi me l'aspettavo davvero pochi, infatti ho beccato solo uno. Poi ho deciso di giocare il mazzo più che fare una combo FTK, molto più sul follow, secondo me Preskin aveva giocato così. Ok, e per quanto riguarda la lista c'è qualcosa di particolare che hai giocato o è tutto abbastanza standard? Ah, nella lista secondo me l'engine Rescue è tutto standard nel formato di adesso, perché avendo perso due airlifter, pensando che l'hanno limitato, hai perso c'è una carta in più going second, perché l'lifter era fortissimo anche going second, perché essendo un 1700 picchia anche sopra il second, quindi se facevi normale lifter metti un sacco di pressure. Comunque ho messo tre impulsi, non cosa scontata secondo me, tre impulsi perché going first e comunque se fai combo l'interruzione in più in mano ed è difficilissimo interagirci, perché appunto in mano è, forse alle carte in mano è molto difficile questo gioco, l'unica è tale che guarda mano, era l'unico cui posso pensare. E going second è praticamente Avnis, che o porta un pesco 2 o porta un teleport al mazzo. Poi anche se ne pescavi più di uno, per esempio se pescavi due impulsi, uno facendo nell'oppo e uno nel tuo turno, quindi non era mai letteralmente una carta morta, quindi secondo me meno di 3 non aveva senso giocare una carta del genere. E questa è la scelta un po' più particolare dell'engine. E invece per il non engine ho deciso di giocare tra virgolette solo 9. Comunque ho giocato 3 perma, 3 ashen, tipo sedere senza, e 3 bell, perché Labyrinth era il mazzo secondo me difficile, perché comunque a G1 non ci vince mai contro Labyrinth, contro un player che sa giocare non puoi vincere. Io ho deciso di rimanere bell per aiutarmi anche a G1 contro Labyrinth, ma comunque anche tipo a Mirror la puoi tirare su Wanted, che comunque fa uno per uno, non la butti via, diciamo così. Contro Farking la puoi tirare su Kirin, su Flamberger Reborn. Comunque a 1000 spot è bello questo formato. Quello del main. Invece di side ho giocato, Droll Nib, Droll Mandatorio, e metti che becchi un Dark Ward, Mannadium, questi mazzi tra virgolette un po' random, li vuoi avere nella, o anche Farking semplicemente, li vuoi avere nella side. E poi ho giocato 3 talent per il going first, perché secondo me talent era la carta più forte andando primo che potessi sfidare, perché è nella concezione della community intrappare Rescue. Perché se non entrappi Rescue, dico che è FTK, ma siamo lì, comunque 4 settata, pollusa, comunque il board è molto forte. E quindi se mi intrappavo facevo talent, guardavo mano, pescavo due, qualcosa facevo. L'altra scelta a posto delle talent era anti-spell, però anti-spell avevo paura di giocare una carta come anti-spell, perché se venivo intrappato troppo o vedevo soltanto mono start, quella start si beccava qualcosa. Anti-spell comunque è vero che mi fa guadagnare un turno, ma stoppa anche me. Se sto top, quindi non mi faceva impazzire sulla carta, per quanto sia forte anti-spell che andrebbe bannata, cioè una carta troppo forte. Poi ho giocato, se non erro, due pancra, Duster e doppia Storm. Duster e Storm non puoi non giocarle per Rescue, a Mirror sono molto forti, devi comunque togliere la pollusa a Mirror, però levano 5 carte, non puoi non giocare Storm e Duster. E invece Pancratop era fortissimo perché entrava la Cyber Drago, quindi non si beccava SP e poteva picchiare sopra SP e spaccare un'altra carta, quindi era sempre un 2x1 in un formato del genere, quindi andava giocato secondo me. Vabbè, è Scattershot, non c'è nulla da dire su di lui. Quindi ho deciso di giocare queste carte di side sia perché erano molto generiche e a un evento di così, alla fine era un mega regio, quindi a un evento del genere volevo delle carte molto generiche che volevo sfidare un po' contro tutti, nulla, semplicemente per questo motivo, volevo essere molto generico a questo torneo. Diciamo che forse Dark World lo beccherai al prossimo evento, visto che su Maze uscirà la fusione nuova. Esatto, sì. Che non è
da sottovalutare. Sì, entra nega tutto, una cosa del genere. L'avevo letta alla veloce, ma non mi ricordo adesso bene. Più o meno, non me la ricordo neanche io. Ricordo solo sì, che è molto interessante. Forte, era molto forte. Mentre, domanda contraria, c'è qualcosa che avresti levato, che hai giocato, che dici un po' così? Allora, forse di side non avrei giocato in IB, perché... È vero che la carta è molto forte, perché comunque, diciamo, è una cattia alla Max C, tipo che comunque entra, fa un sacco di value. Cioè non è tipo un Ash che fa uno per uno, comunque Nibiru è una carta, fai... Cioè, levi molte carte, no? Sì. Levi 3-4 body. Era una carta alla Max C. La volevo inside perché avevo pure di beccare un mazzo combo, comunque di avere poche HT tipo sai contro questi mazzi del genere. Però che comunque già giocavo 12 di main tra impulso, belle fasce perma, però di per sé Nibiru contro il formato vero, quindi Fire King, Labyrinth, Rescue, eccetera, non lo tira nessuno. Però volevo averlo nella side, era una mia sicurezza, ecco. Nib forse era la carta che ho considerato di meno in tutto l'evento, però quando l'ho tirato io ho sempre vinto il game, quindi forse andava tolto, però non mi dispiace per l'inside. Per il resto no, forse i Pancratop, però anche loro sono molto forti. Troll, Storm Dust li terrei tutti, Scattershot anche, Talent mi è piaciuta, perché tanto, come ho detto prima, tutti i mazzi non ti cappano, cioè meno male nessun mazzo ti cappa, quindi anche se non ti fanno HT e Talent in mano, la tira turno 3 per forza, perché o ti sta guardando o ti effetti di nuovo. Neanche tanto mi è piaciuto da questo lato. Invece nel main penso che terrei tutto così. Non era, non dico perfetto, però forse le ban andrebbero tolte, però mi sono piaciute un sacco anche le ban di main. Diciamo che è tanto una questione del... Come faccio a criticare la lista del mazzo che mi ha fatto vincere? Nel senso è... Esatto, cioè... sì, esattamente. Sì, sì, ovvio, con occhio critico comunque ci sta a dire qualcosa sul mazzo dell'evento, cioè della lista che tra virgolette vi. Però a me è piaciuta la lista, ha fatto il suo. Cambiare giusto forse quei Nib inside, non so con che cosa, però forse avevo cambiato quelli. Ok, bene, adesso l'ultima domanda sul Rescue. Questa ti metterà veramente in difficoltà. Vediamo. Allora, come ci si sente a giocare un mazzo che di archetipo prima costava 130 euro e ora te lo monti con 15 euro spedito? Allora, sarò molto onesto, il mazzo dell'evento non era mio, infatti ringrazio, se posso ringraziare in live tutti sì, i ottimi amici di Torino, ringrazio Gio, Bruno, Cesa, che mi hanno dato le carte, e tutti quelli che mi hanno comprato ovviamente, però ammetto che se il mazzo fosse stato mio, mi sarei incavolato e non poco, ecco, beh comunque costava un, cioè mi ricordo quando entrate stava 50 euro l'uno, una cosa senza senso, cioè... Cioè, non era la carta forte del mazzo, quella buona era il lift, che era una rara. Quindi sì, sono stato fortunato che il mazzo non era mio, però fosse stato mio sarei veramente arrabbiato. E comunque, tra virgolette, è una ristampa un po' a caso, cioè nessuno sentiva la necessità di una ristampa della base Rescue, secondo me. No, diciamo che l'avrei visto molto meglio, come è successo anche con i team di quest'anno, che... Esatto, i team, quella roba perfetto, secondo me. Facevi idrante figa, turbolet figa, cose così, no? Ma... Invece sto set, tra virgolette, randomico, non ce lo vedevo proprio, idrante, turbo, eccetera. Diciamo che, considerando Maze of Millennials, ci si poteva aspettare Trust, perché hanno fatto lo stesso trick di Chimera, sì, però... Sì, hanno fatto anche il trick con Droplet, mi ricordo, nella busta di LED 8. Sì, no, allora, lì, tre ristampe di Droplet sì, nell'arco sì. di 2 mesi, no, lì è proprio stato un errore di base. Sì, forse era per vendere la bustina, che... Mi ricordo nemmeno che ultra aveva, non c'è niente. Numero... Sì, allora. C'era 101 ghost, basta. 101 ghost? Per... Costa? Sì, sì, 25 euro. Sì, non costa niente, la ghost non costa niente. Quindi, cioè, io tipo un mese fa ho preso Rescue, perché me l'ha dato un ragazzo a un buon prezzo, lo volevo rivendere, avevo preso Idrante che stava a 33, rivenduto a 30, settimana dopo stava a 16, quindi esclusa la ristampa, stava già calando. Quindi sì, stava droppando. Ma non lo so, è una busta strana Maze of Millennia. Perché bene o male ha 4 carte buone: Bonfire, Rollback, Trust e Hydrant. Quindi non lo so, queste buste sono sempre particolari, perché c'è la monocarta bomba, che in questo caso è Bonfire, secondo me. Infatti costa già 80 euro. Però, cioè, tu devi comprare il set per avere la carta, quindi bene o male si fa vendere da solo il set. Metti la carta bomba e lo devi comprare se vuoi competere. Ma guarda, c'è Impulso che, se non sbaglio, da Amde è super, giusto? Wow. Sì, da Amde è super, non l'hanno ristampato. Ok, non è ristampato, quindi la carta è salita di prezzo, da costare sì. 0 è arrivata a 2 euro. Sì, 2-3 euro, i playset sono introvabili su Market. È questo il problema, la Konami fa le cose a metà, esatto, proprio te vuole sì, dare sì. l'inculata che dici no. Sì, sì. Potevano ripetarle tutte, niente, hanno lasciato, non dico la più forte, però una delle più forti fuori.
Infatti non capisco a volte Konami cosa faccia a volte. Vabbè, lasciamo sta Maze of Millennials che tanto esce tra Sì, tre giorni, ne parleremo più avanti. Adesso passerei a un argomento più ampio, cioè il prossimo competitivo che ci sarà Ok. probabilmente tra un mese, perché tanto il 18 adesso esce Maze of Millennials e credo a fine mese o inizio mese prossimo esca Phantom Nightmare e soprattutto con Phantom... Pare che il 20 febbraio, giù di lì, può essere. Credo prima, Vabbè, però comunque quella settimana sì. lì, ecco, quella settimana lì. E soprattutto da questa espansione usciranno delle carte abbastanza forti, tipo i nuovi supporti Snake Eyes, se non ricordo male anche dei supporti Fire King. Non c'è un supporto Fire King, però è una promo da Jump, se non erro. Ok, no, Non... forse è tipo un supporto fuoco che è forte per... oppure è lo Snake Eyes che è forte... La Princess, intendi È una cosa che sembra uno sperma. la Princess? Ah, Populous, lo Snake Populous, sì. Eyes, Populous. No, la Sì, Snake lo Eyes. sperma roba, quello lì. Poi vabbè, adesso esce tra 3 giorni Bonfire, sappiamo già che ci è arrivato. E secondo te, quali saranno i mazzi più forti del prossimo meta? Se può definire così. Allora, secondo me, vabbè, è scontato da dire, però Fire King Snake Eyes sarà fortissimo. Altro Populous dà veramente un push incredibile al mazzo, perché Snake Eyes Ashe è una carta fortissima. È rota di archetipo più teleport per Flamberge, è una cosa, cioè, senza senso. Però prima di Populous, Snake Eyes Ashe non andava bene o male nulla, cioè andava Birch che entrava Specia, poi faceva una sega. Invece ora che è uscito Populous, che ha accesso a Original Sinful Spoil, lui, mamma mia, quanti ne hai? Quanto costa 2 euro l'uno? Sì, l'ho preso a 60 2-3 euro? centesimi. Dai, fatto bene. Io ho 3 americani, metti da parte solo quelli, però va bene così. Comunque, Snake Eyes Ashe, che ora da Populous, apre delle line molto forti. E Populous è una carta veramente... Cioè, Populous mi ricorda Kitkalo. Ha 3 effetti e non c'è uno scarto. Quindi, power level della carta, secondo me, è lì. Questo, il mazzo, se non lo interrompi, veramente fa troppo. Fa o Appaloosa, o Princess Grave, Flambage che ti evoca mascherina, Kirin in mano, infinito follow-up, c'è, cioè, una cosa veramente senza senso. Per me quel mazzo, non dico sarà il più, cioè non sarà di zero, ma sarà il miglior team, secondo me. Perché poi Fire King, con l'esistenza di Garunix, che poppa Kirin, non quello nuovo, quello originale, il cavallino piccolino, puoi andare ogni mostro fuoco del gioco praticamente. Puoi fare Garunix, mando Kirin, Kirin manda Ashe, quella Sì. sull'Offham, e puoi fare Lupo Salamagna per darti mano Ashe. Quindi tipo i matchup negativi, che sono tipo Despia, per esempio, cioè, Fire King Snake Eye contro Despia fa un po' di fatica. Cioè, risolve il matchup negativo semplicemente spaccando Ashe dal mazzo e dando, però. Quindi secondo me il mazzo inizialmente sarà il più forte. Poi magari avanti nel meta si scoprirà un metacolo assurdo per battere quel mazzo, però secondo me nel primo me fino a metà marzo sarà il mazzo. Ok. E poi secondo me a seguire ci saranno Rescue, e comunque Rescue può giocare anche lui può giocare Bonfire, che ha da Populous, perché Populous è one card access idrante, quindi sarà normal, cosa importantissima. E anche Rescue, cioè Rescue, 7-4, fa delle combo assurde, però secondo me sarà una spanna sotto Fire King Snake Eye. E comunque Fire King c'ha Kirin, c'ha Ponix che è infinito, c'ha Circolo dei Fire King. Comunque però i due mazzi, cioè, sono due mazzi molto molto forti. Nel prossimo formato vanno giocati quei due, uno di quei due. E la mia opinione è che se nel prossimo formato due mazzi non ha 3 Wanted, 3 Bonfire, Princess nell'extra, è un mazzo non da considerare. Poi magari mi sbaglio, però quelle carte sono troppo forti. C'è Wanted Engage praticamente, e Bonfire è rotta con un mostro fortissimo, e Princess è elfo, Princess è Sprite Elf praticamente. Stanno veramente facendo troppe carte fuoco troppo forti per non giocare carte fuoco, secondo me. No, ma a parte tutto, quando abbiamo mai visto un meta con mazzi fuoco? Cioè, io Sì, mai penso. è una vita che non Sì. vedo un mazzo fuoco T1. Io non mi ricordo, sinceramente non mi ricordo nemmeno uno. Allora, c'era Fratellanza Pugno di Fuoco, ma si parla Dark di Fantasy? Sì, una vita fa. ma 2013-2014, Sì, vecchissimo. Cioè. il primo Fire King. Sì, basta. Non mi vengono in mente altri, letteralmente. Che poi fa ridere che hanno sbannato Blaster con l'idea, dai, adesso lo utilizzeranno nei mazzi fuoco, ma... Ci faranno qualcosa, dai, fuoco. Qualcosa ci faranno. Nulla. Poi per il resto, Labyrinth prende una carta fortissima che è Rollback. Anche lei esce da Maze of Millennia. Rollback penso sia una delle trappole più forti mai fatte praticamente, perché copia le trappole, quindi è fortissima. Rollback aiuta un sacco Labyrinth, perché risolve i problemi che aveva Labyrinth, ovvero Ashe Bell sulle due
più due welcome. Mm-hmm. E giocando rollback puoi giocarci attorno, perché come fai rollback copio la welcome a grave, quindi anche se ti becchi Ashbelle è comunque welcome che risolve, una o l'altra. E con l'entrata di rollback puoi giocare molto meglio torno anche a Storm, perché puoi finire con la Lady, quella che si attra al mazzo sul terreno, e se ti becchi Storm è comunque, per esempio, un Daruma sotto, una Big Welcome sotto, un Estregon, qualsiasi cosa, fai trappola tipo una welcome, Big Welcome, c'è Lady, se ti rollback dal mazzo, Storm risolve e vanno tutte a grave, quindi hai rollback più la trappola copia da grave, quindi anche con rollback giochi meglio torna Storm e Dust, quindi il mazzo prende veramente un push incredibile. Però secondo me rollback è una carta particolare, perché è forte sì, però tipo se la scarti di stoviglia non fa niente, perché comunque non è la trappola che da copiare. Quindi rende il tuo mazzo più forte l'HT going first, però going second non aiuta, non è che non aiuta in niente, però non dà un push immediatamente. Devi avere più copie, più stoviglie, cucklock, aria, comunque di avere altre carte in combinazione. Però la carta è fortissima, è veramente, sì, veramente forte. Che anche quella, se non ho visto male, può essere sta 50. Sì, 50, 45, sì. Comunque sì, anche lei sta tantissimo. Sì. Poi la carta è tra generica, perché puoi copiare Trappola Arpia, puoi copiare quella dei Maglia Kashi, che non fa evocare dal mazzo. Mamma mia. Quella lì è letteralmente farci più forte, cioè è farci che lo cade all'estero dal mazzo e dalla mano, cioè. Più che altro perché quella puoi mandarla al cimitero anche con Beatrice. Sì, sì, per esempio magari in tier o mazzi del genere, puoi fare Bea, manda quella, quando dell'oco mandi l'altra. Cioè, una cosa fuori, è come fare falci, la stessa cosa. Infatti la carta, secondo me, io prima o poi andrà bannata, no? Comunque se non verrà bannata, prima o poi, cioè, è una carta da ban, secondo me. Più che altro, non subito, dovresti toccare qualsiasi carta pericolosa, anche specifica di archetipo, nel senso, questa qui è una carta di Maya Kashi, cioè, parliamo. Sì, cioè, puoi toccare la carta, cioè, puoi toccare la trappola di Maya Kashi, perché per qualche motivo fa da mezzo floodgate, cioè, tocchi direttamente rollback, secondo me, o tocchi Beatrice, però, non lo so. Beh, io sono dell'idea che è meglio toccare i problemi che le carte che creano, sì, i problemi. Guarda, io ho visto Konami nel corso degli anni prima toccare le carte che aiutano i problemi. Esatto. Poi capiscono che il problema rimane, poi fanno il contrario. Mi ricordo con anche i Fibrax, prima di bannare Alki hanno parlato tipo 10 tuner, cioè era una cosa ridicola, bastava bannare Alki. Questi due erano fei, cioè Destrudo era una carta fei, non c'era bisogno di bannare Destrudo perché c'era anche nel formato, no, secondo me. Ma è questo il fatto, cioè non puoi, perché quest'anno ridicolo. Diciamo è l'anno dei sincro, ci hanno provato, hanno provato con Vanadium, sì, sì, con altra roba, però è una cosa che non sarebbe potuta esistere, perché comunque se c'era il Kifibrax avrebbe utilizzato qualsiasi tuner esistente che andavi a creare. Sì, tra l'altro anche bastava scrivere un tuner tra o meno dell'archetipo, invece erano tutto male, cioè tuner generico. A volte Konami scrive carte sbagliate, non so perché. Anche per esempio Verte Anaconda, cioè da dire manda una fusione preda quando fai una fusione preda, ma no, manda una fusione fai una fusione. Quindi a volte lo fanno apposta, a volte, cioè, letteralmente. Sì, sì, no, ma secondo me c'era già l'idea di tirare fuori un Force, perché... Sì, sì, sì. Da un power up a Darkwing Blast non indifferente. Cioè, all'epoca in Force stava 80. Ok che Magnemut, Ruisurm... no, Magnemut in primis era salito a 25 euro, ma quella era una super. Sì, sì, era un prezzo ridicolo anche quello, però Magnemut era fortissimo. Mentre per quanto riguarda le HT, quali vedi meglio nel prossimo formato? Parto col presupposto che sono tutte, cioè sono tutta teoria, perché comunque il formato non esiste ancora, quindi io sono la persona che prima provo per giudicare, però un'idea la sono già fatta, secondo me. Allora, ma la più forte sarà palesemente The Roll. Comunque l'engine Snake Eye da un sacco. E Snake Ash ha da Populous e Populous prova a dare di nuovo, quindi troll in quel preciso scenario è molto forte. E in generale, secondo me, il formato prossimo, se non intrappi la gente, rischi di perdere la partita, perché fanno sia delle combo troppo forti e allo stesso tempo hanno troppa fonte di follow. Mm-hmm. Quindi se non intrappi le persone, cioè le persone, i mazzi, secondo me non li stai dietro. Poi magari la gente andrà per un handball che muore da Trust o cose del genere, muore da Talent, cose del genere. Però non si può sapere. Però a livello teorico, secondo me, se non intrappi, almeno all'inizio del format, non li stai dietro. E Droll è una di queste, perché previene tutti i plus che si fanno le carte, praticamente. E Ashe sarà molto forte, perché sulla solita Big Welcome, sì, sì, solite cose, sull'isola dei Fire King, è forte anche sulla spell dei Snake Eye, originati sul Full Spoil, lì è molto forte.
è forte anche su Snake Ash, che prova a portare Flamberge. Comunque è solito. Poi in generale la catti fuoco, quindi se la giochi in un mazzo fuoco la puoi dare di lupo, quindi va giocata se giochi un mazzo fuoco. D'altro canto Ash è una catti particolare, perché se la tiri a un mazzo per esempio Snake Eye, poi hanno la line di fare Ita per Reborn Artle e fare Princess da due carte, quindi è da vedere. Se cioè Ash è fortissima, secondo me andrà a tre per fissa, però è una carta a doppio taglio con Ita nel formato, considerando che c'è, lo puoi fare su Isola e su la trappola, la magia Diablestar, se no Ogre ci può stare, però contando che esiste Santuario che ti protegge Isola, a volte può essere morto Ogre. Okay. Però contando che post Phantom Nightmare la gente giocherà due Isole e un Santuario. Mm-hmm. Magari poi le si utilizzi, però in combo base di Ponyx ad un Santuario che mette Isola. Sto pensando però anche per esempio Ogre su Snake Ash che prova ad aggiungere, non può essere, magari non è così scarsa perché comunque togli il body, proverà a portare Flamberge. Mm. Quindi magari poi le si utilizzi. Adesso su due piedi non mi vengono in mente altri, forse su Lovely che prova a risettare per non dargli del body Fiend, però forse è una catti un po' meccanica, ecco, o una catti così, magari si deve vedere, magari in quel momento non me ne vengono in mente altri. Sì. Poi Perma anche non è male, Perma su Snake Ash, su Strega sono molto forti e comunque perdono sia l'AD sia la possibilità di portare Flamberge dal mazzo. E Perma su Strega è molto forte secondo me, perché non esistono carte per giocarci attorno, perché se fai Perma su un fuoco esiste il Kirin, quello nuovo, che può cenarti Kirin, spaccarti il pezzo e Perma perde il target. Invece se fai Perma su Strega sei al 100% che risolverà Perma e quindi hai fatto 1x2, quindi Strega non risolve. Offside magari possono entrare carte come Nib, perché Nib in combinazione è sempre stato forte. Nib più una qualsiasi HT di solito ti vinceva il game. Non ho testato abbastanza da dire con certezza che succederà anche questo post Phantom Nightmare, però Nib in combinazione è sempre forte. Poi magari delle carte che non siano HT nel formato, per esempio Trust, perché in stand-by hanno di Baron, quindi te la accendono subito. Soul Release, se non erro banna 5 da entrambi i cimiteri. Sì. È stata giocata tanto in OCG contro il board di Fire King, molto forte almeno a inizio formato secondo me, perché c'è una line che è di lupo, ti riaddano Garunix in mano, quindi la tua Soul Release perde un po' di value, però è comunque una carta molto forte sulla carta. Forse anche nei controller per il mirror può essere male, che prova a rubare il Kirin per fare l'Xyz. Comunque ha le sue applicazioni e credo che siamo queste qua. Anche Belle il prossimo formato sarà molto forte, perché Belle puoi farla su Flamberge per rebornare, che è uno spot veramente fortissimo, che non reborna due body, non può fare Princess, è buona anche a top deck che la fai su Princess, che è il cimitero, veramente forte anche Belle secondo me nel prossimo forma. E bene o male sono queste qua le HT secondo me. Vabbè, Shifter non devo nemmeno dirlo, perché se te la puoi giocare, se puoi permettere da giocare Shifter ovviamente. E nulla, per il resto queste qua sono le 5, 4/5 HT più forti secondo me. Se no Evelyn? Evelyn non è male, perché Fire King di Engine non appoggia nei gay, però secondo me Evelyn è una carta particolare, perché io l'avevo adocchiata anche per l'Open. Infatti volevo sedare tre Evelyn io per l'Open, sia per il Miro contro Farking che c'è contro l'Abri, non è fortissima, però comunque puoi metterla anche contro l'Abri. E però Evelyn secondo me è una carta particolare, perché comunque ti toglie la battle, che è una risorsa molto importante secondo me a livello attuale del gioco. Mm-hmm. E non avere la battle vuol dire che l'Oppo arriva al turno dopo. E con tutti questi mazzi che hanno tanto 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 follow up, per esempio Rescue da un idrante, cosa non fa turno 3? Fire King da Barong o da Kirin che poppa e spacca Barong di nuovo, fa comunque tante cose. E provare a non ti cappare perché ho tirato Evelyn, secondo me non è una cosa da poco, è una cosa scontata, ecco. Okay. Cioè se tiro Evelyn l'Oppo arriva il turno dopo e con tutto questo follow up a giro non mi sentivo confidente a giocare una carta come Evelyn. Però la carta è sulla carta Evelyn è molto forte. Sì. Secondo me come figurina di per sé, però va presa in un contesto un po' così, ecco. Ok. Va bene, ultima domanda che faccio più o meno a tutti. Se io volessi approcciarmi al competitivo, quanto tempo e quanti soldi bisogna investire per riuscire a fare dei buoni risultati? Ok, allora... Non vale la cosa del farsi prestare le carte. No, esatto. Io al momento sono molto fortunato, per questo evento mi ha dato tutto il mazzo praticamente. Infatti vi ringrazio tantissimo, se mi avete dato questo video, vi ringrazio di cuore. Seconda cosa, io personalmente in questo gioco impiego un sacco di tempo. Uno perché mi piace. Secondo me è il mio gioco preferito, cioè ovviamente sto provando anche tipo per esempio One Piece, che non so se è un argomento che si può parlare sì, sul tuo sì, canale. Tranquillo, però. Tranquillo, volevo parlarne anche con Luigi appena ne avevo la possibilità. Ah, sì, lo accendo soltanto, One Piece secondo me è un gioco che va tutto di hype, quindi il gioco non mi piace, però ammetto che i premi sono incredibili. Comunque sto provando One Piece, Pokémon ci gioca mio fratello e il gioco non è male. Però Yugi è tutta un'altra, cioè proprio è un altro amore, diciamo così, Yugi è Yugi. E meno male gioco, non dico ogni sera, ma siamo lì. Secondo me il segreto per diventare bravi a questo gioco è
trovarsi degli amici con la tua stessa passione e che siano almeno, non dico al tuo livello, però comunque che ragionino con un senso, diciamo così. Comunque perché stanno in gruppo e ragionano tutti insieme, meno male crescete, cioè vi aiutate l'un l'altro a vicenda, no? Io sono cresciuto così, prima nel Parabellum, poi nel Gravi. Cioè alla fine la mia cosa di crescita è stato quello. Poi c'è anche il discorso DB, comunque DB aiuta un sacco. Giocando, anche un altro segreto di questo gioco è giocare tanto. Perché per esempio la teoria è importante, teorizzare sui vari mazzi, sui vari combo, sui vari formati eccetera. Però la pratica fa tanto in questo gioco perché ti accorgi di cose che non sono così scontate secondo me. Quindi anche giocare tanto su DB, anche in chiamata con gli amici, l'importante è proprio toccare le figurine. Cioè non le tocchi ovviamente perché sei sul computer, però il senso è quello, toccare le figurine secondo me fa tanto. E anche stare al tavolo comunque fa tanto. Devi gestire la pressione, devi gestire praticamente l'altro giocatore, perché ogni giocatore è differente. C'è chi è diciamo un po' più aggressivo nei modi eccetera. Comunque ti devi sempre stare sul tavolo, non so spiegarlo meglio. Nulla, secondo me questo qua sono i segreti per migliorare. Comunque la dedizione deve essere tanta secondo me. Ok. È l'unico modo. Sì, però è cannato una cosa. Per i soldi a livello monetario. Allora, secondo me si muove un punto molto strano del gioco. Perché adesso puoi giocare vero o male quello che vuoi. Perché non c'è un mazzo più forte. Come ho detto prima, secondo me adesso è il meno scarso. Quindi io decido di giocare quello. Vabbè, non mi sto a ripetermi. Però in un formato del genere, in cui non esiste un best deck, la banned e quel che è, puoi giocare un po' quel che vuoi. Quindi scegli tu quanto spendi in questo gioco. Puoi giocare nel mazzo da 1000 euro come structure di Dark World e giocare al local. Però se volessi giocare in modo competitivo, e attualmente secondo me dovresti spendere 400-500 euro. E comunque un buon mazzo costa 200-250 euro, sto contando anche tipo le stable tipo SP. È vero che è uscita la rarity ultimamente, quindi il costo delle carte si è abbassato un sacco. Droplet, Talent, Storm, queste cose qua non costano sicuramente più nulla. Però ci sono un sacco di stable che comunque non hanno avuto ristampa. Vabbè, Trust l'hanno ristampata da poco, però la carta è comunque costosa. Per me costa 50 in prevendita. Sì, questo è un gioco particolare, perché se vuoi competere le carte devi averle tutte praticamente, perché il format è molto, cioè il format cambia ogni settimana, quindi le stable continuano a cambiare ogni settimana e devi averle tutte praticamente. Secondo me devi spendere veramente tanto in questo gioco attualmente, e secondo me andrà a peggiorare dopo Phantom Nightmare, perché secondo me dopo Phantom Nightmare Konami ti sta dicendo o giochi un mazzo fuoco o non puoi giocare, secondo me. E le carte fuoco, per come ben sappiamo, sono 100 euro di Wanted, 80 euro di Bonfire, poi deve ancora uscire la Princess, deve ancora uscire Populous, quindi affacciarsi al gioco attualmente vuole una bella quantità di denaro secondo me. Diciamo che se stai proprio dentro il gioco forse riesci a spendere un po' di meno, sì. E c'è la rarity, quindi sai che te lo ristampano, sì. Puoi prenderla di meno. Wanted, se eri lungimirante le prendevi a 50 e non le prendi a 100, sì, esatto. Poi Bonfire è Bonfire, nel senso. Cioè, anche Piccolo Cavaliere, nel senso, stava a 70, poi è arrivato a 120. Sì. Qui dipende, secondo me dipende anche dal quanto vuoi giocare competitivo. Per esempio, se vuoi fare solo i local, cioè prendi le staple, cioè ti arrangi con quelle che trovi. Magari hai due talent super da rare, ti giochi quelle. Hai due storm da rare, ti giochi quelle. Già se vuoi fare, per esempio, dei regio, degli eventi un po' importanti... Giochi in Nibiru Ultimate, vero? Esatto, l'Ultimate, SP Quarter, SP Quarter è un regalo, quindi non conta. Però dipende anche dal livello di competitivo che vuoi affrontare, secondo me. Perché il local in teoria non è un livello competitivo, però ci non capite. Bene, abbiamo finito. L'ultima domanda, anche se non è... proprio una domanda. Di premio cosa ti hanno dato al torneo? Allora, mi hanno dato il trofeo del primo posto. Okay. Che è, tra l'altro, pure mezzo svitato, tipo dondola, quindi questa cosa ce l'ho combinato. Poi una Switch OLED che ho già venduto. A te è stato un trade. Ho dato la Switch per 3 Wanted. Me ne pento di questo scambio. Lo so, però... E io le Wanted, quelle che ho giocato non erano mie, infatti me le ho prestate. Però se vuoi giocare al prossimo format, sono di avere 3 Wanted, quindi... Tanto la Switch già ce l'avevo, quindi ho deciso di fare questo, tra virgolette, scambio unfair. Ma te l'ha valutata però, pure tanto la Switch, cavolo? Sta 320 OLED, 3 Wanted più o meno, 100 euro l'una, quindi... Sì, sì. Lì, era di un amico, cioè me l'ha dato un amico, quindi ho fatto un po' di sconto. Poi mi hanno dato una oversize del Drago Arcry, occhi diversi, il pendolo di Agov, l'occasione. Purtroppo non potevo scegliere, sennò non era quello sicuramente. Però è molto bella da vedersi. Se vuoi darla, scrivimi nel senso su Instagram. L'ho fatto incorniciare. Perfetto, non devo comprare neanche la cornice.
Perché la mia prima Versailles, ho detto, boh, come ricordo, magari un giorno le vendo la mano, per ora no. E in teoria tra i box di Phantom Nightmare, che è un tappetino del Regio e un deck box del Regio. Però non essendo ancora uscita, le devo spedire. Chissà se arriveranno Ok. mai, perché ho dei brutti inconvenienti con le cose che devono arrivare da Magic Store, però non posso farci niente. Ma pensavo ti avessero anche la qualifica per qualcosa. No, ho il Nazio. Ah, scusa, hai ragione, ho anche il Nazio pagato di quest'anno. Cioè, non pago il ticket, alla fine. Wow, Sì, incredibile. non è chissà che, però vabbè, sono 45 ore in meno, dai, non devo pensarci. No, no, quello sì, più che altro, non so, forse l'Open ti poteva far entrare tipo all'Europeo, che ne so, non so io. Magari, l'Europa, sì, vabbè che la qualifica in teoria già l'avevo, però sì, tu dici l'ho propagato, magari. Sì, vabbè, ma contento. È E la va prima visto, quindi. bene, Ale. Guarda, grazie mille per questa chiacchierata, mi ha fatto molto piacere. Anche a me, grazie a te. Niente, ragazzi, grazie mille anche a voi per aver seguito questo video. E noi ci rivediamo con voi domani, sempre qua, sempre con un nuovo video. Ciao a tutti.